Io sì ho una domanda. Cioè sostanzialmente, perché vorrei cercare di capire qualcosa la prima volta, quindi sostanzialmente è questa energia di amore che è in tutto l'universo, che è la strada per guarire, cioè è questa energia che porta alla guarigione, questa energia di amore, è questa energia di amore che conduce direttamente a... a lo che nos estamos bien, estamos guaridos. Sabes que para mí es cuando habla uno de sanación es muy muy amplio. Cuando hablamos de guarigione es un tema muy amplio. Para definir que pueda hacer algo en particular, para mí no me atrevería a decirlo. Per dire che si può fare una cosa in particolare, lui non lo direbbe. Siento che ovviamente per me, quando uno habla di amor o di fe o di Dios o di energia o di qualche tipo di concepto di questa magnitud. Quindi per lui quando qualcuno parla di amore, di Dio, di energia, qualcosa di questa magnitudine. Por supuesto che ahí para mí es la esencia. Ovviamente è lì l'essenza. Pero se compone para mí de algo aún más. Pero per lui si compone di qualcosa di ancora più grande. Porque sabes un poco por qué concluye un poquito en este concepto. Quindi perché secondo lui conclude un po' in questo concetto? Porque a veces hablamos de amor y no sabemos lo que es. Perché a volte parliamo d'amore e non sappiamo che cos'è. Hablo de algo muy personal. Y parla di qualcosa di molto personale. A veces hablamos de Dios y no sabemos de qué estamos hablando. Cioè, a volte parliamo di Dio e non sappiamo di cosa stiamo parlando. Y hablamos de muchos conceptos que estamos muy alejados de ello. Parliamo di molti concetti da cui siamo molto lontani da loro. Es por eso que si yo te digo que con amor, bueno, prefiero decir sí. Per questo che lui ti può dire che sì con amore. Pero en realidad, te soy muy honesto, creo que estamos muy lontanos a saber lo que es. Pero realmente es muy honesto a dirti que estamos muy lontanos a saber qué es. Estamos aún en una etapa como yo digo, como bambinos. Estamos ancora en una etapa como da bambini. Y bueno, la idea es este crecimiento, ¿no? De este juego. Lo que uno puede decir, wow, no es un tumor, física cuantística y todo esto es un juego de niños. Quindi ancora siamo al concetto, cioè ci rapportiamo al concetto come se fosse un gioco, no? Ancora possiamo dire, wow, non c'è più un tumore, è come un gioco da bambini. Che si compone di un todo. Che si compone di un tutto. Y entonces un poco la invitación es esa. Bueno, no importa, cualquiera que sea tu creencia, ahora es cuando para que... Yo digo, a lo mejor todo lo que yo les narré ahorita... Y él dice que todo quello di cui vi ha parlato finora... Cuando hablo de Andromedano, si he hablado de todo esto que he narrado... Quindi cuando vi parla di Andromedano y de todo quello di cui vi ha parlato... Yo digo, a lo mejor es la gran, gran mentira. Magari es una grande menzogna. Pero si te digo algo, como para mí ahora esa es mi realidad. Pero lui ti dice qualcosa, cioè ti dice che come, siccome per lui è la sua realtà adesso questa. Entonces he tenido la fuerza para materializarla. Allora ha avuto la forza per materializzarla. Para mí entonces la idea es que cualquiera que sea su realidad o su verdad ustedes la puedan materializar. Quindi per lui l'idea è qualunque sia la vostra realtà di ognuno di voi avete la forza per materializzarla. Si no es materializable, para mí entonces está en un proceso, pero yo mi ideal sería poderla materializar. Se non fosse materializzabile, allora sta in processo, ma la sua idea è che si può materializzare. La que sea. Qualunque sia. Cualquiera que sea su creencia. Qualunque credenza che abbiate. Perché, ante tutto, è il rispetto a sua creenza, o no creenza. Perché prima di tutto c'è il rispetto verso la vostra credenza. Però la che sia, vamos con tutto per materializzarla. Però quella credenza, allora andate con tutto, la vostra forza per materializzarla. Entonces, se hablamos de amor, de Dios, de fe, de ese tipo de conceptos, tienen que ser reales. Allora se parliamo di Dio, di fede, di amore, allora che siano concetti materializzabili, reali.
Si no, nada más seguiremos teorizando. Si no, continuamos en la teoría. Y creo que eso ya es para mí un chip vecchio. E quello per lui, la teoria, è un chip vecchio. Y nosotros estamos llenos de teoría. Noi siamo pieni di teorie. Hemos hecho Biblias. Abbiamo fatto la Bibbia. No? Grandes escritos. Grandi scritti, de libri. Todo. Y esto es más simple, Reina. Para mí es más simple. Per lui è più semplice ancora. Mucho más simple. Es un juego de niños. Un gioco da bambino. Imaginen, en este shock de cuando dije Andromedanos, que te, me decían algo y acá otra información. Quindi questo shock, no, di avere un'informazione degli Andromedani e vedere che nella realtà era tutto il contrario. Imagínate que ellos me han dicho que la enfermedad no existe, que es una ilusión, que eso no es real. Immaginatevi che loro gli hanno detto che la malattia è un'illusione, non è reale. Y volteas acá. E vai a vedere qua. Y todo el mundo enfermo. E tutti sono malati. Por eso dije, me estás engañando tú, esto, o es, no entiendes. Per questo gli chiede, no, ma voi mi state ingannando o cosa sta succedendo? Cuando, o sea, te dicen que esto no es real, que haya malattia. Quindi ti dicono che non è reale, che ci siano malattie. ¿Cómo entendemos esto, no? Complejo, ¿no? È complesso, no? Un sistema de creencias que traemos genéticamente. Un sistema di credenze che abbiamo a livello genetico. Come rompere esa cadena a livello genetico? Come rompiamo quelle catene a livello genetico? Y en cada uno de los cuerpos. In ogni corpo che ci compone. Si lo podemos hacer, entonces como estos chinos de los que hablaba ahorita Luca, que es un video que ha mostrado Greg Braden, posible todos aquí saben de eso. Non so se avete visto questo video, c'è in YouTube di Greg Braden, che ci sono dei cinesi che estraggono un tumore in 3 minuti. Y lo que menos piensas es que sean chinos, ¿no? La última cosa que piensas es que sean chinesi. Dices, son extraterrestres, ángeles, son... No, ¿no? Todo, todo ángeles, menos humanos. Extraterrestres, cualquier cosa, tranne esseri humanos, ¿no? ¿No? Porque como con una vibración puedes desaparecer un tumor a nivel físico en 3 minutos. Porque cómo es posible que en 3 minutos disparisce un tumor con una vibración. Ahora, esto te abre mil preguntas, ¿no? E questo dà spazio a migliaia di domande. No? Ese chino es diferente a mí? Quel cinese è diverso da me? O fue entrenado de otra forma diferente a mí? È stato allenato in una forma diversa dalla mia? O cree en algo diferente a mí? O crede in qualcosa diverso wow. da me? Wow. O sea, y yo digo, ¿no? ¿No? Estos tiempos están para hacer eso y más. Mucha gente lo llama milagro. Lui dice di no, che i tempi in cui siamo è per fare queste cose molto di più. Molta gente lo chiama miracolo. Ahora, pues hay que elaborar en ello, ¿no? Ovviamente bisogna lavorarci. Y llegar a ese punto. E arrivare a quel punto. Creo que estamos en los momentos para hacerlo. E lui crede che siamo nel momento giusto per farlo. Y esa es la invitación. Questo è l'invito. Que entonces ustedes materialicen su propia creencia. Que allora voi materializzate la vostra credenza. Porque cuando yo hablo de todo esto de los famosos andromedanos. Perché quando lui parla di tutto questo e dei famosi andromedani. Yo digo, no es para que ustedes crean ahora en andromedanos, ¿eh? Che non ve lo dice per far sì che crediate negli andromediani. O que ahora anden, ¿no? Ok, andiate, chissà dove. Yo nada más narré perché me metí en esto. E lui solo si sta raccontando perché è entrato a fare questo. A mí me tocó por esa línea, pero hay 20,000 millones de líneas. Que lui gli ha toccato questa linea, ma ce ne sono milioni di diverse. Entonces, bueno, la invitación es esa. Sí, en verdad creo que estamos muy cercanos, como en Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se hacen dioses. E lui dice che è molto vicino al famoso mito di Teotihuacán, che è questo luogo in Messico, che vuol dire la città dove gli uomini diventano dei. Pues seamos portadores de ello, o si no, vamos a seguir en nuestra locura. Diventiamo così oppure continuiamo nella nostra follia. Yo creo que estamos para eso. Yo quiero creer que estamos para eso. E lui vuole credere che sì, sia così. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Alguna pregunta?
Todo está clarísimo, como en la Torre de Babel. Io non ho capito una cosa, sono un po' una profana, cioè, ma come bisogna predisporsi per sentire, cioè è un'apertura, no, di sentire, tu parlavi del sentire prima, inizialmente, sì. Cioè, non so come approcciare, cioè come uno si deve approcciare a questo. Para mí lo más importante es sentir más que pensar. Sí, innanzitutto la cosa più importante è sentire più che pensare. Sí. Casi la gran mayoría de todos siempre estamos pensando todo. Siempre siamo, no, stiamo pensando, no, no, io tutto penso che sentire sia più importante, però cioè cosa devi sentire? Sí. Es lo que tienes que sentir. Es como este discurso, ¿no? Lo están pensando o lo están sintiendo. Di come questo discorso che fa, lo state pensando o lo state sentendo? Y cada uno de estos cuerpos no es el concepto, pero es como para darme a entender. Ognuno di questi corpi, che non è il concetto, come per farvi capire. Es que queremos ver la vida desde la mente. Perché vogliamo vedere la vita dalla mente. Cuestionamos con la mente. Chiediamo con la mente. Y queremos respuestas para la mente. E vogliamo risposte per la mente. Pero la vida es todo menos eso. Ma la vita è tutto tranne quello. Bueno, forma parte, pero sí, no lo es. Sì, è parte di, ma non lo è. Es como ahorita, viste tu domanda, la hace la mente a un cuerpo, ¿cómo debo de sentir? Cioè la tua domanda, come devo sentire o cosa devo sentire, già ti fa capire che viene da qua, sì? Non da qua, sì, cioè non dal sentire, sì? Perché come te lo spieghiamo? Y por eso no puedo responder. Perché chiaramente non c'è una risposta. Porque sería llevarte a la mente... Para una emoción. Cioè, che sarebbe contrario. Portare l'emozione alla mente. No, è impossibile. Sì? No, posso dire? Sì, sì. Però, scusa tu, parlavi. Grazie, grazie no. Perché voglio andare giù, che è ancora un giorno. Ciao, ciao, un placer. No, è il placer mio. Grazie. Ciao. Nel racconto che tu hai fatto, hai parlato di loro, gli andromedani, mi si dice, che ti hanno parlato del terzo occhio, il terzo occhio, e dell'apertura del terzo occhio, no? Come se fosse un punto fondamentale per arrivare appunto a percepire e a sentire. Era un punto fondamentale il terzo occhio. Sì, 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 è un punto fondamentale, però non è per sentire. È no. Diverso al corpo emozionale. Vamos a tener creo que un taller, ¿no? Sì, sabato. Ah, lo so, ma io non ci sono, mi dispiace. E chi parlerà di tutte queste cose, okay, più approfonditamente. Vabbè, porque, prossima volta. Sì, perché quiero decirte che hay muchísima información. Sí, sí. Entonces, en realidad, podríamos profundizar muchísimo en esto, ¿no? Pero vamos a compartirles un poco de. Más a detalle, más profundamente toda esta información y aparte proporcionar una serie de para ustedes cosas desde mi ángulo prácticas que les sirvan para poder ponerlas en práctica. Nel corso si approfondiscono tutti questi temi, ci sono delle parti pratiche che lui dà degli esercizi, delle cose. Beh, spero che ritorni a Bologna prossimamente, allora. Vi manteniamo informati, se non abbiamo la vostra mail, se volete lasciarla dopo lì, vi mandiamo le informazioni. Sì. Grazie. No, per favore. Ok? Sì. No? Non ci sono altre domande? Allora, grazie. Ha sido un placer y en verdad muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y sobre todo por todos los amigos ahora que nos volvemos a reencontrar, ¿no? Un placer para mí. Sí, un piacere che siete venuti. Ripeto, se qualcuno vuole lasciare la mail, se non ce l'ho, per mandarvi l'informazione, lì c'è il foglio. Sì. E chi vuole rimanere a cena, glielo diciamo al cuoco che ci farà qualcosa dopo. Non c'è più il cuoco.